Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di Clipper. Che cos'è questo software che magari qualcuno di voi già conoscerà, o magari altri ne avranno sentito parlare, ma non hanno mai approfondito veramente, non sono mai entrati nel vivo della situazione per svariati motivi, quali paura di provare magari qualcosa di nuovo, il rischio di bloccare inesorabilmente la mia stampante 3D e non riuscire più a farla funzionare come prima. Ma vi assicuro che questo prodotto ha 1000 marce in più rispetto a tanti altri firmware attualmente esistenti al mondo, quali potrebbero essere Marlin, Marlin Kimbra, Repetier, per il semplice fatto che Clipper si appoggia ad un hardware esterno per la computazione eccessiva, quindi per il calcolo molto 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 complicato, che purtroppo le schede a bordo delle nostre stampanti 3D, per una questione di processori magari un po' troppo piccoli, mal dimensionati, non possono fare. Ma che cosa fa Clipper? Clipper si va a sostituire ai firmware che sicuramente state già utilizzando sulle vostre stampanti 3D, quali potrebbero essere Marlin, Repetier, MK42, quindi Marlin Kimbra o altri. Ma quali sono i vantaggi di Clipper rispetto ai firmware già esistenti? Purtroppo le schede a bordo delle nostre stampanti 3D spesso sono delle 8 bit e come tali riescono ad avere una capacità computazionale alquanto relativa. Devono occuparsi di una miriade di cose, devono far spostare i motori, devono muovere l'estrusore, devono fare tantissime cose e in questo impegno, in questo lavoro assiduo, molte volte vanno a tentoni. Questo si va a riflettere negativamente sulla qualità di stampa. Clipper non fa altro che utilizzare la capacità computazionale di un computer esterno alla stampante 3D. Quindi, se volete utilizzare Clipper, per forza di cose non basterà solo la vostra stampante, ma avrete bisogno anche di una sorta di microcomputer esterno per governare tutto il sistema. Ho fatto una ricerca su Google, tanto per farvi vedere un po' di stampanti che sicuramente qualcuno di voi possiederà, stampanti di diverso tipo, quindi cartesiane, Core XY, Delta, come questa. Insomma, le stampanti 3D sono tantissime, ma il collo di bottiglia delle nostre stampanti 3D è proprio la scheda di controllo, una premessa obbligatoria. Non potete pensare che Clipper possa risolvere eventuali problemi hardware che potreste avere sulle vostre stampanti 3D. Clipper aiuta tantissimo a migliorare la situazione, ma non può ovviamente sostituirsi ad eventuali problematiche esistenti sulla vostra stampante. Quindi, prima di utilizzare Clipper, cercate di migliorare al massimo il vostro sistema. Poi, se volete, avventuratevi in questa nuova cosa. Ho scoperto Clipper da circa 2 mesi. Mi ritengo quindi un neofita di questo sistema, ma ho visto da subito innumerevoli vantaggi. E sono qui, con assoluta umiltà, ci mancherebbe, per spiegarveli. Le schede che vedete in queste immagini sono quasi tutte RAMPS. Sicuramente molti di voi conosceranno questa scheda. È la più blasonata, quella più utilizzata sulle nostre stampanti 3D. Poi ci sono state 1000 variazioni alla RAMPS, ad esempio questa, che è un Anycubic Trigorilla. La vediamo qui. Provo a zoomarla per farvela vedere sul sito di AliExpress. Questa è un'evoluzione della RAMPS, ma non è nient'altro che una storpiatura, cioè hanno cambiato la scheda, ma alla fine il processore, che è quello che vedete in questo punto, che è un Atmel 2560, una Tmega 2560, è sempre lo stesso. Quindi questa scheda non è nient'altro che un clone con alcune piccole differenze di una RAMPS, che è una scheda ad 8 bit. Questo processore, tanto per farvi comprendere quanto può elaborare, è a 16 MHz, quindi la sua capacità computazionale, specialmente su stampanti dove la movimentazione è abbastanza complessa, quindi le stampanti Delta o magari anche le Core XY, molte volte non ce la fa. Il risultato è magari una stampa seghettata, alcuni punti in cui il nozzle si ferma sulla stampa e vedete il classico bozzo che molte volte dà fastidio, estrusioni fatte in malo modo, insomma, purtroppo il processore incide tantissimo sulla qualità della stampa.
Clipper si va a sostituire proprio alla capacità minima computazionale di questo processore, ma anche sulle schede a 32 bit. Faccio una ricerca, ad esempio scrivo RURAMPS su Google, vado in immagini, ecco, questa è una RURAMPS, è la scheda che possiedo sulle mie stampanti 3D Delta. È una scheda a 32 bit che si appoggia ad un Arduino 2. Qui la vediamo in foto e non in un disegno, tanto per farvi comprendere com'è questa scheda. Sotto si applica un Arduino 2, quindi supera le performance di una RAMPS. È una scheda a 32 bit, ma vi assicuro che comunque in determinate condizioni, in particolari situazioni, fa comunque fatica a star dietro tutto quello che noi vogliamo fare con la nostra stampante. Che cosa mi serve per far funzionare Clipper? Clipper normalmente lavora su un computer, quindi ha bisogno di un micro PC, di un mini PC, ma anche di un computer standard per funzionare. Solitamente si utilizza un Raspberry, che è la scheda che vedete in questa immagine. È una single board computer, dove a bordo c'è un processore, della memoria, connettività USB, Ethernet, HDMI e tantissime altre. Questa porta superiore con tutti questi pin è la GPIO, che serve per comandare servizi, per fare tante cose interessanti, ma fondamentalmente con Clipper abbiamo solo bisogno di connettere la nostra stampante 3D ad una delle porte USB e partire con le nostre stampe. In alternativa è possibile utilizzare anche un normale computer, ma ricordatevi, se questo computer ha dei problemi, ad esempio, se utilizzate Windows e Windows va in crash, la stampante per forza di cose smetterà di funzionare, perché Clipper, dato che risiede sul vostro computer, smetterà di mandare i comandi alla scheda installata nel vostro sistema e quindi la stampa si fermerà. Quindi lo scotto da pagare con Clipper è avere un qualcosa di stabile che manda tutti i comandi alla scheda esistente nella vostra stampante in modo che la stampa vada a buon fine. Per questo motivo io vi consiglio un Raspberry, è il più blasonato, è il più famoso, è il dispositivo che uso normalmente connesso alle mie 3D printer con Clipper installato. Per questa dimostrazione non userò un Raspberry, ma userò una virtual machine, una macchina virtuale che farò girare all'interno del mio sistema operativo, quindi di Windows 10. E per i primi esperimenti potrete utilizzare tale virtual machine per far funzionare Clipper. Quindi non siete obbligati ad acquistare un Raspberry inizialmente, ma potete semplicemente utilizzare la macchina virtuale che preparerò durante questa dimostrazione e lascerò come commento prelevabile da chiunque ne voglia usufruire. Quindi, inizialmente non è obbligatorio utilizzare un Raspberry. Basta utilizzare anche un qualsiasi computer, ma per una questione di costo, un Raspberry costa una cinquantina di euro e penso che sia una spesa da tutti sostenibile. Chiunque ha una stampante 3D sicuramente spende molto più denaro in tante cose che magari poi non utilizza. Come vi ho detto in precedenza, Clipper per funzionare ha bisogno di un microcomputer, di un computer, di una macchina virtuale, comunque di un sistema che abbia a bordo un operating system, quindi un sistema operativo, e si appoggia solitamente, diciamo che l'impiego più comune è quello, si appoggia a due altri software che si chiamano Octoprint e RPTS Server, magari li avrete già sentiti nominare. Ora entriamo nel vivo della situazione, facciamo un attimo di ricerca di questi due software e vediamo come si installano a bordo del nostro microcomputer, ad esempio a bordo del Raspberry che avete acquistato proprio per far girare Clipper. Allora mi sposto su Google, scrivo Octoprint, il primo sito che appare, clicco, ecco questo è il sito di Octoprint dove possiamo, ve lo mostrano, ve lo spiegano, dove possiamo nell'area download scaricare l'immagine pronta per essere scritta sulla micro SD che andremo ad infilare nello slot opportuno sul nostro Raspberry. Questa immagine è pronta da essere utilizzata, quindi una volta infilata la micro SD all'interno del Raspberry, dopo averla creata, il sistema operativo che alloggia Octoprint, il sistema operativo l'hanno definito come OctoP, e Octoprint è il software, una volta che partirà è tutto pronto.
Quindi Octoprint è già installato. Quindi download OctoP, lo sta scaricando qui in basso a sinistra, vedete che pian pianino viene giù. Vi faccio vedere proprio come si fa a flashare una micro SD con il file img.img che scarichiamo dal sito di Octoprint. L'alternativa, mi sposto su un'altra finestra e scrivo repetier server, primo link, area download, e qui si scaricano tutte le varie versioni di Repetier Server. Attenzione, queste non sono le micro SD, le prime in alto, ma l'ultima, Raspberry Pi Image. Clic, è il primo sopra. Clic, e sta scaricando anche Repetier. Comunque, in questa dimostrazione useremo la Virtual Machine, sulla quale installerò manualmente Octoprint, quindi farò dei passaggi che, se utilizzate Raspberry, non saranno assolutamente necessari, poiché appunto Octoprint sarà già installato. Vedete, all'interno di questo archivio c'è questo file immagine. Lo estraggo, mi propone di metterlo in questa cartella, per ora mi va bene, estratto. Anzi, lo sta facendo. Intanto apro il software che mi serve per scrivere quell'immagine, che è Win32 Disk Imager, eccolo qua. Anche questo lo trovate su Google, quindi scrivendo Win32 Disk Imager lo potete scaricare e installare sul vostro sistema. Non avendo qui una micro SD da flashare, quindi da scrivere con questo file immagine, per ora, per fare questa prova, utilizzerò una flash pen, solo per farvi vedere una cosa abbastanza importante. Quindi in file immagine vado ad aprire l'IMG che è stata scaricata, che sono ben 2,8 GB. Vado a scegliere la lettera d'unità della micro SD, in questo caso, lo ripeto, sto utilizzando una flash pen, tanto per farvi vedere come si utilizza questo software. Questo dietro lo chiudiamo, non serve più. Quindi, scelto il file immagine, scelto il dispositivo, scrivi, sei sicuro, eccetera, eccetera, sì. Continua, va bene. Bene, adesso, ovviamente questo è un video, taglierò il processo di scrittura per velocizzare il tutto. Mentre scrive il file immagine sulla micro SD, vi parlo un attimo del Raspberry, se decidete di utilizzare questa single board computer. A mio parere è molto importante l'alimentazione, perché Raspberry ha bisogno di una 5 volt con almeno 2 ampere, o anche 2,5 A, più ce n'è meglio è, per funzionare correttamente. Si alimenta tramite micro USB, vedete attraverso questa porta dove c'è scritto 5 volt micro USB, si connette un cavo USB micro in questo punto, e dall'altra parte ovviamente ci vuole un qualcosa che alimenti. Fate attenzione ad utilizzare i caricatori da cellulare, perché molte volte non hanno una corrente necessaria per far funzionare correttamente Raspberry. Vi consiglio, basta andare su Amazon, adesso vedo di andarci, e cercare con 5 volt USB un alimentatore. Questi sono hub, niente, sbagliato. 5 volt USB alimentatore. Ecco, qui andiamo meglio con la ricerca. Vedete, ce ne sono tantissimi. Ne vado a prendere uno a caso. Questo è un USB Quick Charge 3.0, 5V 3A. Questo potrebbe andare bene, 10 euro, ma ce ne sono che costano sicuramente di meno. Ne ho acquistati anche a 5-6 euro. Comunque, guardate l'amperaggio. Questo, ad esempio, è 2A, è al limite. Quindi cercate con qualcosa con almeno 2,5 A. Questo non è male, è anche una doppia porta. Ce ne sono tantissimi, quindi scegliete quello che può fare al caso vostro. Come vi ho accennato in precedenza, io utilizzerò una virtual machine, quindi non userò un vero e proprio Raspberry, ma alla fine il funzionamento è il medesimo. Io utilizzo in questo momento un computer per far girare Octoprint, il suo sistema operativo, e Clipper, ma voi potrete tranquillamente utilizzare anche un Raspberry. Alla fine il risultato è il medesimo. Ecco, ha quasi scritto la micro SD. Aspettiamo ancora un attimo perché vi voglio far vedere una cosa molto importante, cioè per connettere Raspberry alla stampante abbiamo detto che basta un cavo USB che va dal
da una delle porte USB del Raspberry alla porta USB della vostra 3D printer. Se stampate sempre da micro SD, quindi non avete neanche considerato l'esistenza di una porta USB sulla vostra printer, sappiate che c'è per forza. Tutte le stampanti hanno una porta USB per colloquiare in caso con un software di slicing o con altro o con un server. Bene, ha finito di scrivere l'immagine sull'unità I, quindi ora con l'Esplora risorse vado un attimo dentro I perché voglio farvi vedere una cosa. Ecco, ci siamo all'interno del contenuto della micro SD che abbiamo appena scritto. È molto importante editare, quindi modificare questo file 8P lineetta WPA lineetta supplicant. Ve lo leggo in italiano che così stiamo più tranquilli tutti. Doppio clic, si apre il blocco note e vedete dove ci sono questi cancelletti. In realtà sono righe di commento, quindi non vengono considerate. Ma quello che viene considerato è tutto quello che non è commentato, che al momento sono solo queste due righe. Ma la parte importante che servirà a noi, o per meglio dire a voi, per connettere il vostro Raspberry alla vostra Wi-Fi, se non decidete di utilizzare la porta Ethernet, che a mio parere è assolutamente consigliata, ma se decidete di andare in wireless, dovete decommentare delle righe. Fate bene attenzione a decommentare le righe giuste, perché può capitare, è successo a degli amici che continuavano a chiamarmi dicendomi: ma non riesco a far andare la Wi-Fi, perché avevano tolti dei cancelletti dove invece avrebbero dovuto rimanerci. Ad esempio qui, questa è una riga di commento, vedete c'è un doppio cancelletto, non toglieteli, non serve, togliete i primi 1, 2, 3, 4 dopo questi due. Questo se utilizzate una Wi-Fi con una chiave di sicurezza in WPA o in WPA2. Altrimenti, viceversa, se usate una WP, ma non credo, perché ormai non lo usa più nessuno, dovete decommentare queste linee. Bene, io ho decommentato queste. Qui, in caso, scrivete la vostra, l'SSID della vostra Wi-Fi. Adesso io scrivo Wi-Fi casa, tanto per fare una prova. E qua, all'interno degli apici, la vostra password, che sicuramente non sarà password come ho scritto io, o per meglio dire spero che non sia questa, quindi in caso cambiatela, perché come password utilizzare password è abbastanza spartano, è sempre consigliabile avere una chiave con numeri e lettere, almeno lunga 8 caratteri. Quindi se volete andare in wifi, solo l'SSID e la password della vostra wifi sono necessarie. Quando le avete scritte correttamente, chiudete per salvare questo file, mi raccomando, date salva, non salvare, quindi salva. Bene, estraete dopo averla rimossa regolarmente da Windows, quindi con Expelli Device, ok, questo è il messaggio che il device è uscito regolarmente. Togliete la micro SD, infilatela all'interno del vostro Raspberry, collegate alimentazione al Raspberry, potete anche in questa fase non aver connesso l'USB alla vostra stampante, ma l'importante è che il Raspberry sia acceso e vediamo se il vostro Raspberry entra regolarmente nella vostra rete, nella vostra LAN. Se non riuscite a raggiungerlo, sono dolori, ma direi che funziona praticamente sempre, se non sbagliate a editare quelle linee. Se mettete invece la porta LAN, con buona probabilità funzionerà subito al primo colpo. Ma come andarlo a cercare poi nella rete? Quale indirizzo IP prenderà Raspberry? Come fare per identificare il numero IP che Raspberry avrà preso tramite il DHCP del vostro router con buona probabilità nella vostra LAN? Ci sono molti metodi, uno dei tanti è utilizzare un software gratuito che si scarica da internet, chiamato Advanced IP Scanner, ma ce ne sono tantissimi, non c'è la necessità di doverlo installare, ma basta eseguirlo. Se appare questa maschera, qui segna una classe di IP che non appartiene alla mia LAN, quindi l'ho corretta. Cliccate su scansione e aspettate. Con buona probabilità
dopo un pochino di tempo inizieranno ad apparire delle periferiche che sono tutte nella vostra rete. Vedete, ce ne sono già tre. Questo l'ha trovato come Raspberry ed è corretto perché ricordo questo IP. Questo è un altro Raspberry, ok. Poi abbiamo un telefonino, eccetera, eccetera. Quindi una volta identificato il numero IP, che è una cosa molto importante, in questo caso io prendo ad esempio il 192.168.0.125 perché sono sicuro che è uno dei miei due Raspberry, e l'altro è l'192.168.0.126 che è il secondo. Ma voglio farvi vedere l'esecuzione di questa scansione una volta che avrò lanciato la macchina virtuale, perché vi ripeto, per questa demo non utilizzerò una macchina fisica, quindi un microcomputer vero e proprio, ma una virtual machine. Questa è la virtual machine che utilizzerò, quindi la faccio partire, l'avevo preconfigurata installando sopra di essa una distribuzione Debian, quindi è un Linux, con anche la versione desktop che comunque non ci interessa, non l'utilizzeremo, perché Linux è un vero e proprio sistema operativo come Windows del resto. Quindi una volta arrivati qua, a questo punto, con la virtual machine partita, devo andare a cercare qual è l'indirizzo IP della stessa. Ora, non mi interessa operare con il mouse all'interno della virtual machine, quindi riduco VMware Workstation, non mi interessa, lo lascio chiuso, torno sul mio Advanced IP Scanner e vado a cercare di nuovo i dispositivi di rete. Ma questo non dovete farlo voi, o per meglio dire, sì, dovrete identificare l'IP della virtual machine, ma in realtà se usate VMware Player potete anche all'interno della stessa lanciare il terminale qui e scrivere ifconfig. Battendo invio sulla porta Ethernet dovete trovare INET, quindi un indirizzo IP, in questo caso è 192.168.0. 215, ecco, ve l'ho marcato così lo vedete qui sul desktop della Virtual Machine. Bene, ora io potrei anche usare il terminale all'interno del desktop di Linux per fare tutto, ma siccome su Raspberry non c'è questo desktop solitamente, perché il Raspberry non ha un display, a meno che voi non lo connettiate tramite la porta HDMI a un TV, ad esempio, a un monitor, io utilizzerò, e dovete utilizzarlo anche voi, perché sicuramente è la parte più comoda, un software. Tanto sto verificando se l'ha trovato. 215, eccolo qua, l'ha visto. Si chiama Raspberry, vedete, 192.168.0.250. Produttore VMware. Bene, questo numero me lo devo assolutamente ricordare. 192.168.0.215. Chiudo l'Advanced IP Scanner ed eseguo SolarPutty. Altro software che trovate sempre gratuitamente sul web. In alternativa si può usare anche Putty, ma io trovo questo prodotto, che è sempre gratuito, molto più comodo, poiché permette di salvare le sessioni con all'interno anche le credenziali, ma poi fa tante altre cose che Putty non fa. Bene, vado a vedere se mi sono creato già una connessione a Raspberry VM, l'ho creata qui, vedete, Raspberry Virtual Machine 192.168.0.125. Andiamo un attimo a vedere come si creano le sessioni. Basta inserire l'indirizzo IP, che è quello che abbiamo visto prima, della Virtual Machine. La porta non va toccata perché di default è la 22, poi ho salvato le credenziali. Quindi facendo doppio clic su Raspberry VM, ho il prompt, quindi ho il terminale che bene o male è lo stesso che avrei all'interno della Virtual Machine. Eccoci qua. Vedete, questo è il prompt di Debian, che è lo stesso del terminale. Quindi chiudo il terminale perché non mi interessa e torno all'interno di SolarPutty. Ora, qui c'è solamente il sistema operativo installato, non ci sono né Clipper, né Octoprint, né RPTS Server. Ora li andrò a installare, basandomi sulla documentazione di installazione degli stessi, quindi nulla di complicato, basta seguire i passaggi alla lettera. Vi faccio vedere. Mi sposto sulla pagina di Clipper, vado nella sezione Installing It e
Qui spiega come fare a buttarlo su, ma prima di Clipper devo installare OctoPrint. Cosa che voi, se utilizzate Raspberry, non farete perché l'immagine dello stesso prevederà già l'installazione di OctoPrint. Quindi io faccio questi passaggi solo per installarlo a bordo della Virtual Machine. Ma non vi ho detto, ma ve lo faccio vedere subito, che questi passaggi potrebbero essere molto utili, ad esempio, per utilizzare Clipper e OctoPrint all'interno di un TV Box. Vedete, questo è un TV Box. Normalmente si connette ad un monitor, ad un TV, per farlo diventare smart. Quindi possiamo guardarci film, serie TV, qualsiasi cosa in streaming. Ha un costo che varia da una ventina di euro ai 60-70 euro. Quindi questi sono i costi medi per dispositivi normali. Poi ce ne sono ovviamente anche di molto più costosi. Questo l'ho acquistato su Amazon a una cinquantina di euro, ora costa anche di più. E in questo video, che ho precedentemente registrato solo per mostrarvelo in questa dimostrazione, vedete, io ho connesso in alimentazione questo TV Box, questo è il cavo LAN, quindi è collegato alla rete con il cavo LAN, e queste due porte USB sono rispettivamente la webcam e la stampante 3D, la scheda della 3D printer. Quindi io ho installato a bordo di questo TV Box un sistema operativo Linux, poi vi lascerò il link anche per questo se siete interessati, e per far funzionare OctoPrint e Clipper. Questo TV Box quindi sostituisce un PC o addirittura il Raspberry. Si può utilizzare in alternativa e vi assicuro che funziona molto bene, forse in certe cose anche meglio dello stesso Raspberry. Qui faccio vedere che una delle mie Delta sta stampando, la solita barchetta, tanto per fare qualche cosa sicuramente non di nuovo. Qui mostro la pagina web, in questo caso di Repetier Server, ma noi poi lo vedremo su OctoPrint. E poi vado un po' avanti per farvi vedere la parte più importante, che è questa. Eccoci qua. Questo è il prompt del sistema operativo che ho installato su questo TV Box, Armbian. Anche di questo trovate le informazioni. Ecco perché vi voglio mostrare come installare OctoPrint e Repetier Server utilizzando SolarPutty, quindi con un sistema operativo Linux pulito, perché questo potrebbe esservi utile anche per installarlo a bordo di un TV Box. Bene, ora installiamo OctoPrint all'interno della Virtual Machine. Vado sul sito di OctoPrint, sotto alla sezione Download, scendo in basso e trovo le istruzioni per installarlo all'interno di Raspbian, quindi all'interno comunque di un sistema Raspberry compatibile. Ecco, questa è l'autrice di OctoPrint, e ci lascia tutte le indicazioni per farlo. Seguendo le indicazioni fino alla fine, sicuramente OctoPrint si installerà senza troppi problemi. Bene, partiamo. Allora, questa è una riga di comando. Io non faccio altro, vedete, che selezionare e dare tasto destro, copia. Vado all'interno di SolarPutty, incolla. In realtà questo è un comando che mi sposterebbe nella radice della home dell'utente PI, perché un sistema operativo Linux comunque è molto simile a Windows per quello che riguarda directory e sottodirectory. Quindi questa è la home dell'utente PI. Come in Windows potrebbe essere C due punti backslash users backslash PI, in Linux è invece slash home slash PI. Però vedete, i percorsi sono abbastanza simili. Ogni sistema operativo ha comunque una cartella utente. Quindi io sono all'interno della cartella utente PI, quindi la home di PI. Ho impartito il primo comando, lancio il secondo. Non sto a entrare troppo nei dettagli di tutto quello che fanno questi comandi, ma vedete, li eseguo in sequenza, e se mi rimane un attimo di tempo ve li spiego. Questo aggiorna, controlla, o meglio, controlla gli aggiornamenti per questo sistema, che comunque avevo già eseguito
e bene o male, ecco, aggiornato. Quindi dice di effettuare questo comando per aggiornare un pacchetto, ma al momento lo ignoro. Passo alla terza riga, la seleziono, copia, tasto destro, incolla, invio. Verranno occupati 543 KB di spazio su disco. Vuoi continuare? S, invio, avanti. Questo installa cose molto importanti per far funzionare Octoprint, ma non è ancora l'installazione di Octoprint. Altra riga di comando, copia, incolla. Questo crea la cartella Octoprint e ci va dentro. Vedete che il percorso dopo aver dato quella linea, dopo aver eseguito quella linea, è cambiato. Ora sono all'interno della cartella Octoprint che è stata creata. Questo installa un ambiente virtuale per alloggiare poi Octoprint. Fatto. Questa riga invece attiva l'ambiente virtuale. Installiamo pip per Python. Ecco, e questa è la riga che installerà Octoprint. Copia, incolla. E non vedete, io non ho fatto altro che dare quelle linee in sequenza seguite da invio, quindi da Enter. Ecco, questa è la parte un pochino più lunga, perché ovviamente dipenderà anche dalla vostra connettività. Io attualmente sto andando su una fibra FTTH, quindi va molto veloce. Queste operazioni, lo ribadisco, se utilizzate l'immagine per Raspberry di Octoprint, non sono assolutamente necessarie. Octoprint è già installato in quell'immagine. Quindi voi passerete direttamente all'installazione di Clipper. Tutte le cose che sto facendo adesso non dovrete farle. Dovrebbe essere già stato installato Octoprint, ma ci sono ancora queste righe da impartire. Nel terminale, copia, colla, bene. A questo punto io potrei già far partire Octoprint con questa riga, ma in realtà vorrei che partisse come servizio ad ogni riavvio della macchina virtuale, anche perché se ve la devo fornire, che dovete farlo partire voi a mano, non esiste, quindi tutto deve essere automatizzato. Come faccio? Ecco, vado nella sezione Automatic Startup. Scelgo queste tre righe, solito sistema copia e incolla. La prima è andata, andiamo con la seconda. Fatto, e la terza. Bene, continuando a leggere la documentazione. Ci consiglia l'autrice di aggiustare il percorso di Octoprint all'interno della cartella etc default nel file Octoprint. Per fare queste cose viene molto comodo un altro software, cioè che sia chiaro, si possono fare anche all'interno della Virtual Machine utilizzando un editor che si chiama Nano, ma anche VI, ce ne sono tantissimi di editor utilizzabili all'interno di Linux, ma diventano abbastanza scomodi per chi è abituato ad utilizzare Windows. Scaricatevi un software che si chiama WinSCP. WinSCP. Download, lo installate, io l'ho già installato e lo utilizzo spesso, quindi ora lo lancio e mi sono già creato dei siti, degli accessi preconfezionati. Raspberry VM è l'accesso che mi serve, ma vedete, l'accesso alla Virtual Machine, al file system della Virtual Machine, in questo caso mirerebbe all'indirizzo IP corretto, ma vorrebbe entrare con l'utente root. L'utente root è un utente che ha dei privilegi più alti, quindi può addirittura andare a compromettere il file system di Linux. È abbastanza pericoloso, però viene molto comodo per fare tante cose. Io in questa virtual machine lo voglio assolutamente abilitare. Bene, torniamo su Google e scriviamo Raspberry, perché comunque stiamo utilizzando una sorta di Raspberry virtuale. Questo potrebbe essere
Il sito buono, andiamo a vedere. Sì, ok, le istruzioni sono queste. Quindi devo prima creare una password per l'utente root. La password per l'utente PI è Raspberry. Io in questa virtual machine vi metterò la stessa password anche per l'utente root. Sarebbe meglio poi sostituirle, ma vi consiglio di lasciarle così per fare degli esperimenti. Quindi per cambiare la password dell'utente root devo scrivere sudo password root, stessa cosa, sudo password wd root. Copio e incollo, mi dice nuova password, raspberry, la riscrivo, raspberry, batto invio. Bene, la password è stata aggiunta correttamente. Poi devo editare questo file. Copio la riga, copia, incolla. E devo andare a cercare una linea. La linea è questa, permit root login, che attualmente è proibita, quindi tolgo il cancelletto, altrimenti non l'attivo, e al posto di prohibit password scrivo yes. Ctrl X chiedo di salvare il file. Il file dovrebbe essere stato salvato, lo posso riverificare lanciando di nuovo la linea. Tutte le linee che io ho scritto si possono richiamare con le frecce sul cursore sulla tastiera, quindi potete scorrerle tutte, vedete, dalla prima all'ultima. Questo viene molto molto comodo. Vado a controllare se effettivamente il file è cambiato. Sì, ecco, permit login, yes. Ctrl X. Devo, per rendere le modifiche, o eseguire un comando o fare un riavvio della macchina. Dato che ci sono, così vi faccio vedere come si fa, faccio un riavvio. Scrivo sudo reboot. Bene, ora la virtual machine sta ripartendo. Sono tornato sull'interfaccia di VMware Workstation per farvi vedere appunto che il sistema operativo sta ripartendo. È come il riavvio di Windows, pari pari. Torniamo all'interno di SolarPutty e clicchiamo su Reconnect. Siamo di nuovo al prompt. Ora verifichiamo se l'accesso che avevo preconfezionato all'interno di WinSCP ci permette di accedere al file system di Linux. Accedi, ecco, vedete, sono già all'interno del file system. Con Ctrl-Alt-H posso abilitare o meno i file e le directory cosiddette nascosti, ci sono anche in Windows. Qui possiamo farlo con Ctrl-Alt-H, per comodità li lascio attivi a questo giro. Siamo nella cartella home PI, lo vediamo qua sopra. Come vedete posso anche uscire da quella cartella e andare nella radice del sistema operativo, del file system. Comunque noi faremo bene o male tutto all'interno della cartella home PI. Torniamo alla documentazione di Octoprint. Ci chiedeva di controllare questa linea all'interno di questo file, quindi lo vado a cercare con WinSCP, quindi etc default e il file si chiama Octoprint. Torno in radice, etc, andiamo in basso, default, Octoprint, ecco il file. Doppio clic e si apre un editor dove posso modificare questo file. Vedete, c'è il cancelletto sulla riga che segnava la documentazione, quindi lo tolgo. Il percorso, questo, dovrebbe essere esattamente quello nella documentazione pari pari. Mi raccomando, basta una lettera sbagliata e non funziona niente, quindi controllate, ma dovrebbe essere lo stesso. E lo è. Quindi a questo punto, scusatemi, torno su WinSCP e faccio salva. Bene, il file è stato salvato. Per controllare lo chiudo e lo riapro. Bene, cancelletto eliminato. Direi che siamo a posto. Faccio un altro riavvio, anche se in realtà non sarebbe necessario. WinSCP ora per forza di cose si è disconnesso perché il sistema operativo Linux sta ripartendo. Andiamo sulla visualizzazione della Virtual Machine così lo vediamo salire. Ok, dovrebbe essere già tutto pronto, quindi qua mi riconnetto. Fatto. E vado anche su SolarPutty ed eseguo la riconnessione. Siamo al prompt. Torniamo qui e vediamo come far partire Octoprint e verificare se effettivamente poi è partito. Quindi il comando è sudo service Octoprint
start, stop o restart. Teoricamente, con questo comando dovrebbe partire. Ma per farlo partire al riavvio, cioè in modo che quando voi chiudete la macchina virtuale o spegnete comunque Raspberry, una volta che ridate le alimentazioni, il sistema parta automaticamente, bisogna impartire anche questo comando. Attenzione, non mettete il puntino alla fine, ma solo questa sezione. Tasto destro, copia, incolla. Fatto. Ora facciamo partire 8print finalmente, quindi sudo service 8print start, stop o restart. Direi che start è il comando corretto. Start. Come vedete, il sistema restituisce il prompt senza dare nessun errore. Se qualcosa non va, sicuramente qui avrebbe visualizzato un qualcosa d'anomalo, ma sembra che tutto sia andato a buon fine. Come faccio ad accedere ad 8print e a vedere se funziona? Basta che su un browser, mi va bene questa finestra, tanto non serve più, scriva l'indirizzo IP del mio dispositivo, in questo caso è una virtual machine che ha indirizzo 192.168.0.215, seguito da due punti, tutto attaccato, senza spazi, 5000. Batto invio ed ecco 8print che è partito e quindi mi propone la prima interfaccia di configurazione, che la possiamo anche fare. Quindi vado avanti, questa è una schermata di Hello, qui mi chiede un username e una password per accedere. Io nella virtual machine, proprio per lasciarmi uno standard super easy, scrivo username PE, poi lo potete cambiare ovviamente, password Raspberry, di nuovo Raspberry. Keep Access Control Enable significa che io per accedere ad 8print dovrò mettere un nome utente e una password, che magari potrò anche salvare dentro il browser. Invece in Disable Access Control toglierei la possibilità di entrare con un login, sconsigliato assolutamente se vorrete mirare ad 8print dall'esterno. Quindi ad esempio per controllare la vostra stampante mentre siete in giro dal vostro smartphone. Quindi io lascio l'Access Control Enable. Vedete, mi chiede di salvare la password, adesso dico mai perché non mi interessa. Avanti. Questo è per mandare un utilizzo anonimo, una sorta di tracking agli utilizzatori. Io lo disabilito, ma se volete potete anche abilitarlo. In questa pagina chiede di effettuare un test di connettività all'host IP 8888, che è uno dei DNS di Google. Io lo lascio attivo. Avanti. Alcuni plugin, che poi vedremo che cosa sono i plugin, interessanti per 8print, possono causare problemi. Quindi è stata creata una sorta di plugin buoni e plugin cattivi. I plugin cattivi sono quelli che sono stati inseriti in una blacklist. Qui chiede se abilitare la blacklist in modo da non installare plugin che possono compromettere il funzionamento di 8print o meno. Io la blacklist l'attivo. Avanti. Siamo già alla sezione che ci chiede che stampanti abbiamo. Ora io i test li farò su una scheda che ho qui a banco, ma poi vi farò vedere anche il sistema installato sui miei Raspberry, tutto funzionante. Quindi qui per fare una prova, adesso non sto a perdere troppo tempo, replico una delle mie stampanti, Cossel Max, print bed è circolare, quindi la mia è una delta, quindi al piatto è un cerchio, non è un rettangolo, diametro 420 mm, altezza 420, vado a memoria. Gli assi mi va circa bene questa velocità di X e Y, magari aumento un po' la Z che mi sembra un po' dormiente. In hotend e in extruder ho il nodo di diametro 0.4, va bene, di estrusori ne ho due, ma in realtà su single nozzle. Avanti. Ecco, in queste tre righe dobbiamo ricopiare, quindi copiare i comandi scritti in precedenza, cioè fare in modo di far ripartire o spegnere o resettare quello che è i servizi, quindi di 8print, sudo server 8print restart, dovrò incollarlo qui.
Questo per il shutdown, c'è uno spazio vuoto e non è mai una cosa buona. Altra, quello sopra è per il reboot e questo sotto per il shutdown. Next, questa è la sezione webcam che a questo giro tralascio, ma la potete trovare sempre qui in coda. Ecco, optional webcam per configurare servizi webcam utilizzando l'MJPG Streamer, ve lo consiglio assolutamente. Se volete connettere una camera o una o più camere connesse al vostro Raspberry per monitorare visivamente anche le stampe o per registrare video della stampa stessa, è assolutamente consigliato, ma a questo giro per una questione di tempo, altrimenti questo video diventerebbe epico, peggio che un film, lo tralascio. Quindi vado avanti, finish. Bene, siamo sull'interfaccia di Octoprint. A questo punto bisogna installare Clipper. Quindi chi ha deciso di acquistare un Raspberry, seguire questa mini guida, che spero assolutamente vi possa essere utile, ed installare Clipper, aveva già precedentemente utilizzato il file immagine per il Raspberry con all'interno Octoprint. Quindi tutte le cose che ho fatto fino ad ora non deve assolutamente farle, ma fare unicamente quelle da qui in avanti. Bene, vado sulla pagina di Clipper, install it. È tutto molto semplice, vedete, non è assolutamente complesso, basta seguire le guide. Questa è la prima riga da dare, che non fa altro che scaricare dal GitHub di Clipper, che ve lo posso far vedere, se scrivete Clipper su Google, primo link, questo è il GitHub, la pagina in GitHub di Clipper, dove esiste tutto il codice sorgente di questo software. E il comando che incollo non fa altro che clonare il codice sorgente, poiché è open source e quindi è di libero utilizzo, all'interno del nostro Raspberry, quindi in questo caso all'interno della macchina virtuale. Bene, clonato, come vedete sono cose che si fanno in tempi brevissimi. Questo comando invece installa Clipper all'interno di Octoprint, anche se in realtà quello che vi ho appena detto è una storpiatura, cioè in realtà lui installa Clipper nel sistema creando una sorta di seriale virtuale con la quale Octoprinter comunicherà. Ecco perché è importante il sistema operativo Linux. Questa operazione è un pochino lunga, adesso la lascio scorrere. La velocità di questa procedura dipende ovviamente dal dispositivo sulla quale la state eseguendo, quindi nel mio caso ci ha messo veramente un istante perché lo stavo utilizzando insomma su un terminale, un computer di ultima generazione, anche se sto lavorando all'interno di una virtual machine molto veloce su Raspberry ci metterà un pochino più di tempo. Ecco. Però l'importante è che arrivi a questo punto, cioè alla fine dell'esecuzione dello script senza restituire errori. In questo caso errori non ci sono stati. Bene, ora la parte forse un pochino più complicata. Entro all'interno della cartella di Clipper, quindi sempre copia e incolla, e lancio questo comando make menu config. Questa è una sezione molto importante, quindi spenderò qualche minuto in più. Vi chiedo scusa se sarò ulteriormente prolisso, ma se sbagliate il tipo di processore, Clipper non potrà mai collocare verso la scheda installata a bordo della 3D Printer. Quindi è importante conoscere il tipo di processore che monta la nostra scheda. Se non riuscite a capire qual è, basta che utilizzate un motore di ricerca e sicuramente lo andrete ad identificare, ma vi posso fare già qualche esempio. La RAMPS che sto usando per questa dimostrazione usa un microcontroller con architettura ATmega AVR, quindi devo scegliere nella seconda linea, battendo invio, la prima opzione, ATmega AVR. Ma guardiamo un attimo le altre, tanto per fare un raffronto con altri tipi di schede. La seconda linea, quindi un SAM 3 o un SAM 4, identifica una scheda che monta un Arduino 2 oppure una Duet, che conoscerete sicuramente, l'avrete già sentita nominare. La terza identifica un altro tipo di processore. La quarta linea, gli LPC 176
X sta per ovviamente un qualcos'altro dopo il 6, che solitamente è un 8 o un 9, identificano schede che montano appunto questo tipo di processore, solitamente usate per installare un firmware che si chiama Smoothieware, che è abbastanza simile a Clipper in tante cose, anche se comunque funziona sempre solo sulla scheda della 3D printer, quindi non è esattamente come Clipper. Quest'altra linea, invece, è una forse delle più gettonate ultimamente, poiché stanno uscendo tante schede nuove che montano i processori STM32, quali potrebbero essere l'SKR Pro, la Roomba 32, ma ce ne sono anche tante altre. Quindi attenzione a scegliere l'adeguato processore per la scheda, poiché appunto se lo sbagliate non ci sarà comunicazione tra Clipper che risiede installato sul vostro Raspberry o sulla Virtual Machine nel mio caso e la scheda a bordo della stampante. Quindi io sono certo che il processore su questa RAMPS è una T-Mega, quindi scelgo la prima e va bene. Poi posso, vedete, nella terza linea fare una distinzione del processore perché esistono ovviamente delle AT-Mega che hanno processori diversi. La RAMS installa la T-Mega 2560, quindi va bene la prima opzione. Qui invece scegliamo la velocità del processore. Una T-Mega 2560 viaggia a 16 MHz di clock, quindi va bene la prima opzione. La serial port la lasciamo configurata su R0, ha la velocità di 250.000 PPS. Quindi tutto il resto non andiamo a toccare. Se io esco, mi chiede di salvare l'opzione desiderata e faccio OK. Bene, ora torniamo sempre nella documentazione. Il firmware di Clipper va compilato con Make. Lo copio e incolla, ma lo potevo anche scrivere. Forse facevo prima. Ecco, vedete, ci ha messo veramente un istante. Su un Raspberry ci mette in media una decina di secondi per fare questa operazione. E ha già creato il file Clipper ELF-X, che è la parte di firmware che va flashata, va scritta a bordo della scheda della nostra 3D printer. Nel mio caso, appunto, qui a banco una RAMPS. Mi raccomando, siccome Clipper potrebbe, perché non è da escludere, darvi dei problemi o qualcosa magari potrebbe anche andare male, quello che mi raccomando è che voi abbiate una sorta di backup del firmware attualmente installato a bordo della vostra scheda con relativa EEPROM, quindi con relativa configurazione vostra, perché se Clipper vi annoia, vi dà problemi o non vi piace, in questo modo potete tornare semplicemente al firmware originario della scheda. Ho connesso la RAMPS ad una delle porte USB del mio computer. Lo ripeto, è una scheda non connessa ad una stampante in questo momento, quindi ho solamente la scheda con il cavo USB, ma è quello che mi serve per farvi vedere il funzionamento di base di Clipper. Quindi se con RepetiHost provo a connettermi alla scheda, che dovrebbe essere la COM 24, sì, va bene, ed ho connetti, tutte le righe che avete visto passare fanno parte in questo caso di MK42, quindi il firmware che precedentemente era a bordo di questa RAMPS. Quindi Marlin Kimbra dell'amico Alberto, una sorta di evoluzione di Marlin, che personalmente preferisco al 200% rispetto anche a Marlin 2. Disconnetto, posso chiudere RepetiHost, quindi mi raccomando, lo ripeto. Se avete il firmware originale della scheda è meglio perché se volete tornare indietro dovete avere sia il firmware che l'EEPROM. Vi faccio vedere un attimo l'EEPROM, anche se questa è una versione di Marlin Kimbra molto vecchia, ma se vado su config non me la fa neanche vedere bene perché non è ancora arrivata. Ci siamo, firmware EEPROM. Ecco, questo è tutto il contenuto dell'EEPROM. Poi qua c'è un errore perché avevo aggiornato l'XML di RepetiHost, ma il firmware a bordo della scheda è veramente di tantissimo tempo fa. Comunque fare un export EEPROM data è utile. Potete farlo anche in Marlin, ma Marlin vi dà pochissimo, pochissimo
pochissime opzioni in questa sezione, quindi potete salvare poco e niente. Ma perché tornare a Marlin? Continuiamo con Clipper, disconnect, chiudo Repeti Host e torniamo sul nostro terminale. È il momento di scrivere la scheda. In questo caso, dato che sto usando una virtual machine che lavora all'interno di VMware Workstation dentro Windows, quando io connetto un dispositivo USB al mio computer, devo scegliere se lasciarlo connesso fisicamente al computer, quello è una garanzia. Ma a livello software, se lasciarlo connesso al sistema operativo Windows o alla virtual machine. Dovendo utilizzare questa RAMS proprio con questa virtual machine, devo connettere il dispositivo virtualmente alla stessa. Per farlo, vado qui, e dovete farlo stesso anche voi, in dispositivi removibili, e andare a scegliere device, che è questo nel mio caso. Clicco su Connect, ecco. Magari non so se avete sentito, ma si è scollegato, l'ho sentito in audio, dal sistema Windows 10 e dovrebbe essere connesso attualmente alla virtual machine del Raspberry virtuale, diciamolo così. Per verificarlo, Clipper dice di impartire questo comando. Copia. Scusatemi, questa è la finestra giusta. Incolla. Ecco, se appare questo, o un qualcosa del genere, quindi slash dev serial by ID ed una stringa che potrebbe anche essere diversa, dipende dalla scheda che andate a connettere, siamo a cavallo. Se io disconnetto la scheda, ora vi faccio vedere, la stacco fisicamente, ok, dal PC, ed impartisco nuovamente lo stesso comando, vedete che appare un errore, file o directory non esistente. No buono. Se avete questo messaggio, c'è qualcosa che non va. Nel senso che la vostra scheda non viene vista dalla virtual machine. O se usate un Raspberry fisico, la vostra scheda non viene vista comunque dal Raspberry. Quindi dovete controllare dove sta il problema, ma non dovrebbero esserci grandi problemi in questa cosa. Quindi l'ho riconnessa, ma devo riconnetterla di nuovo all'host. Vediamo se non l'ha già presa. No. Connessa ora. Vado a verificare se effettivamente c'è. Perfetto, è molto importante segnarsi questa riga completa. Quindi ora apro un blocco note e la metto. Eccola qua. Questa segnatevela, poi vi faccio vedere perché è importantissima. Per flashare la scheda ora, molto semplicemente, bisognerà dare un altro comando, sempre scritto sulla documentazione di Clipper, che è il seguente. Ma prima bisogna fermare il servizio di Clipper con questa riga. Quindi copia, incolla, servizio di Clipper fermato. Ora andiamo a flashare la scheda. Guardate la coincidenza e vi faccio vedere facendo un copia e incolla dentro un blocco note. Se ci fate caso, dopo questa prima sezione che è sempre uguale, dopo il carattere uguale, c'è lo stesso percorso pari pari, non cambia né una lettera e né un numero del device che avevo identificato io, cioè nella RAMS. Significa che chi ha creato la documentazione ha inserito come esempio una scheda RAMS compatibile, che vengono viste tutte allo stesso modo, quindi con lo stesso device, ID di device seriale. Quindi per flashare la scheda non devo fare altro che prendere tutta questa parte e incollarla nel terminale e eseguirla. Ma se il vostro device cambia, dovete sostituire questa parte con il corretto device della vostra scheda. Quindi prendo questa riga, la prendo da qua, ma è uguale, prenderla da Clipper, dal sito di Clipper, copia e incolla. Invio. Ecco, la scheda viene scritta con il firmware di Clipper. Fatto. Operazione molto veloce. A questo punto devo far ripartire il servizio di Clipper e adesso possiamo verificare se effettivamente c'è comunicazione tra Ottoprint e la nostra stampante 3D, nel mio caso una scheda appoggiata lì sul banco. Ora è il momento di verificare se finalmente il nostro Ottoprint server riesce a comunicare con Clipper che abbiamo appena finito di installare. Per far questo, Clipper
vuole all'interno di Ottoprint un minimo di configurazione. Andiamo sulla chiavetta, sui setting, sotto Serial Connection dovete scrivere in Additional Serial Port questo percorso. Attenzione a non sbagliare anche solo un carattere, altrimenti i due software non riescono. Attenzione a non sbagliare. Attenzione a non sbagliare questa stringa, altrimenti i due software non riuscirebbero a comunicare tra loro. Slash TMP, slash printer. Lo ripeto, fate attenzione a scrivere questa riga correttamente. C'è un'altra opzione da modificare in questa sezione, che è la prima, questa, e va scelta la seconda opzione. Clicchiamo su Salva. A questo punto, nelle serial port, dovremo riuscire a vedere, oltre ad auto, anche la seriale virtuale che Clipper genera, alla quale Octoprint, per connettersi alla board, deve mirare. Quindi la scegliamo e clicchiamo su Connect. Vediamo che cosa succede. Io so già che ci sarà un errore, ma ve lo voglio far vedere. L'errore qual è? Andiamo in terminale e leggiamo. Questo è un messaggio d'errore, vedete, non riesco ad aprire il file home pprinter.cfg. Clipper risponde comunque a Octoprint perché? Perché Clipper risiede all'interno della nostra virtual machine o ad esempio del vostro Raspberry, quindi i due comunicano tra loro, ma è Clipper sul Raspberry che non riesce a comunicare con la nostra scheda perché appunto manca questo file. Home P printer CFG. Che cos'è questo file? È il file generale di configurazione della vostra stampante. Clipper si configura tutto in quell'unico file, che ovviamente in quel percorso attualmente non esiste. Se andiamo a verificare, infatti, nella Home P, vi tolgo i file nascosti che così avete meno cose sullo schermo. In Home P non esiste nessun file. Se abbiamo dentro un'altra cartella, vedete qua ci sono dei file nella cartella Clipper. Ma nella home PI, dove è richiesto questo printer CFG, non esiste. Bene, dove l'andiamo a pescare? Nella cartella Clipper c'è un'altra cartella che si chiama config, dove ci sono una miriade di file di configurazione, poi li vedremo più avanti, magari nel dettaglio. Io devo andare a pescare quello che mira alla mia scheda, che è una RAMPS. Vediamo se da qualche parte c'è scritto qualcosa tipo RAMPS. Eccolo qua. Generic RAMP CFG. Con doppio clic posso entrarci dentro. Questa è tutta la configurazione di questa printer, che è una cartesiana, lo vediamo qui, con un heatbed e con un extruder. L'altro, vedete, ci sono i cancelletti davanti, il secondo extruder è stato disabilitato, ma è stato comunque preconfigurato per darvi la possibilità in caso di abilitarlo. E senza impazzire ad andare a cercare i pin relativi corretti del secondo estrusore. Devo copiare questo file, non importa muoverlo, in modo che ce ne sia una copia dentro Clipper, lo vado a copiare all'interno del percorso corretto. Tasto destro, duplica, attenzione a non sbagliare anche qui il percorso, cancello tutto, quasi tutto, così vi faccio vedere bene che cosa bisogna scrivere, slash home. Slash PE slash, e questo l'ho lasciato scritto, printer.cfg. Andiamo a verificare se lo ha copiato. Ecco il file. Doppio clic e entro all'interno del file. Tutta la configurazione della vostra stampante risiede all'interno di questo file. Questo file è fondamentale per Clipper, quindi una volta che ve lo siete generato e tutto funziona correttamente, mi raccomando, fatevi sempre un backup da qualche parte, perché è fondamentale tenerlo in più di una copia. Se possedete una RAMPS, ad esempio, come scheda installata nelle vostre stampanti, ma avete fatto delle configurazioni un po' particolari, bisognerà mettere mano un attimo a questo file. Poi vedremo come. Ora, la parte più importante è verificare se sotto la sezione MCU, questa tra parentesi quadre, vedete, ci sono tutte sezioni con parentesi quadre,
Se sotto è MCU, serial, due punti, se questo device è lo stesso che avevamo trovato prima con il comando consigliato da Clipper. È in realtà quasi la stessa cosa, ma non sto ad annoiarvi a spiegarvi perché questo mira a un altro device generico, ma potrebbe andare lo stesso, non mira proprio l'ID della printer, quindi della seriale della printer, quindi è meglio incollare il device corretto. Molto importante la sezione pin map, due punti Arduino. Questo vi permetterà, e lo vedremo successivamente, di scrivere eventualmente i pin nelle varie sezioni sotto lo standard Arduino e non sotto allo standard hardware del processore stesso. Sono due cose diverse, vale una come l'altra, ma se scrivete nella sezione MCU pin map uguale oppure due punti Arduino, è la stessa cosa in Clipper scrivere un qualcosa con due punti oppure con uguale, è la stessa cosa, lascio due punti. Se avete inserito Arduino, potete inserire i pin direttamente scrivendoli tali come li conoscete, come li trovate anche all'interno di molte configurazioni preconfezionate su Marlin, ad esempio. Questo ovviamente se avete una scheda che alloggia un Arduino, quindi un Arduino, un Atmega 2560, un Arduino 2. Se avete invece una scheda che usa un altro processore, il pinmap Arduino non serve assolutamente a nulla se non è una scheda Arduino compatibile. Quindi per queste cose vi rimando a Google, chiedete in giro, trovate le specifiche della vostra board. La RAMPS sono sicuro che è Arduino compatibile, quindi va bene questa riga. Ora, non sto a controllare altre cose, salvo il file di configurazione, mi reco qui nel terminale e dato che il servizio di Clipper è già partito perché l'avevo fatto partire in precedenza con Start, lo devo far ripartire. Ogni volta che modificate il file di configurazione, dovrete far ripartire il servizio di Clipper. Non si è obbligati a farlo ripartire da terminale, ci sono altri modi più semplici proprio dentro l'interfaccia di Octoprint. E li vedremo successivamente, ma per ora vado da qua e scrivo restart. Restart. Ho connesso alla RAMPS due termistori, tanto per vedere se li leggeva, e mi pare che li veda, quindi significa che forse Clipper sta funzionando. Provo a prendere in mano e lo metto tra pollice e indice uno dei due termistori per vedere se aumenta di temperatura. Sì. È quello dell'OTEN, vedete che va su 30, 31, mentre l'altro rimane a temperatura ambiente, anche se me la legge sbagliata perché qua dentro non ci sono di certo 24 gradi. Ma questo è indice di funzionamento. Se mi sposto in terminale, quindi dove normalmente si impartiscono comandi G-code, e provo a scrivere status, invio, Clipper state ready. Ecco, questo vuol dire che c'è comunicazione perfetta tra il lato computer, la mia virtual machine, ma magari il vostro Raspberry, e la scheda a bordo della stampante 3D, nel mio caso una RAMPS sul banco. Se siamo arrivati qui, siamo già ad un ottimo punto. Si tratta solo di verificare le configurazioni all'interno del file printer CFG ed adattarle alla nostra stampante. Se siete, lo ripeto, tra i fortunati che rientrano all'interno di quelli che possiedono una delle configurazioni già create, alcune sono schede, ma altre sono stampanti complete. Ad esempio, Anet A8, Anycubic I3 Mega, Cossel Plug, sempre della Anycubic. La Creality CR10, CR10S, vedete, ecco, se capitate tra questi, basta che prendete questo file, lo rinominate printer CFG, lo inserite nella home PI printer, lo andate a editare mettendo il percorso corretto della porta seriale, fate ripartire il servizio Clipper e siete già a posto. Non dovete far altro che utilizzare la stampante. Ma se avete fatto anche una sola modifica,
Ad esempio, avete spostato una ventola da un pin a un altro o un servizio hardware termico, quindi un hotend o il bed da un pin da una porta all'altra, dovete andarla a dichiarare correttamente all'interno del file di configurazione, che comunque non è assolutamente complicato. Ora vi faccio vedere che in realtà è molto simile a quello di Marlin, di Repetier e di tanti altri firmware già più conosciuti. Sono all'interno della cartella di MK4 Duo, un firmware scaricato dal sito di Marlin Kimbra. Voglio farvi vedere che all'interno della cartella SRC Boards ci sono tanti file che hanno tutti estensione H e inizialmente, vedete, il nome è un numero. Se io faccio una ricerca all'interno dei file, cercando il testo RAMPS, guardate quanti file appaiono con all'interno la stringa RAMPS. Significa che in tutti questi file ci sono schede RAMPS compatibili. Ne vado a prendere uno qualsiasi, prendiamo, che ne so, il numero 33, F3. Questo indica la RAMPS HFB. Bene, andiamo a cercare un altro. Tra questi vado a prendere il 1551. Questo indica la RU-RAMPS, che non è una scheda a 8 bit, ma a 32, e sono le schede che utilizzo sulle mie Delta. Espressamente la RU-RAMPS 2W1.3, ma sicuramente ci sarà anche la Trigorilla. Andiamo a cercarla non con RAMPS, ma Trigorilla dell'Anycubic. Eccola, i pin sono nel file 49. Lo apro in formato testo, ovviamente, lo vediamo qua. E per fare una comparazione, vado a prendere il printer CFG, che è questo, che è salvato all'interno della macchina virtuale, quello che utilizza Clipper. Quello che vi voglio far vedere è che i pin, qualcuno li ha già inseriti per voi se avete questa scheda. Quindi, se siete tra i fortunati, in realtà dovrete editare poco e niente questo file per far funzionare la vostra stampante con Clipper. Andiamo ad esempio a prendere la sezione dello stepper X, ok? Quindi del driver che fa funzionare il motore sull'asse X. Lo step pin dichiarato all'interno del file 49.h dentro a Marlin Kimbra indica il pin 54. Cioè, andiamo a vedere lo step in dello stepper X all'interno di Clipper, è esattamente la stessa cosa. AR diciamo, è una sorta di acronimo di Arduino, ok? Quindi è necessario, non bisogna scrivere solo 54, ma AR è obbligatorio. 54. Il dir pin 55, guardate, 55. L'enable pin 38 e qui è 38. Vedete, quindi ci sono corrispondenze, ma in tutto, se andiamo a vedere anche gli iter e gli end stop, sono gli stessi. Quindi, se siete fortunati, avrete poco da modificare. Io invece sono stato abbastanza sfortunato perché quando ho iniziato ad usare Clipper circa 2 mesi fa, mi sono scontrato con il problema che la mia scheda, quindi la scheda che sto usando sulle mie stampanti, che è la RU-RAMPS, non era o non è comunque ancora stata utilizzata da nessuno che ha postato qualcosa sul web. Quindi i pin me li sono dovuti scrivere tutti uno per uno a mano e dopo vi faccio vedere come ho fatto. Attenzione, un'altra cosa molto importante, andiamo sempre dentro il printer CFG. I pin si possono scrivere in formato AR, quindi una sorta di Arduino, con il pin che viene utilizzato normalmente per dichiarare tale valore all'interno di Marlin, ad esempio, Marlin Kimbra o altro, o anche Repetier, solo se abbiamo inserito sotto MCU, e ve l'ho detto in precedenza, il pin map Arduino. Se non lo scriviamo, dobbiamo al posto di AR e il numero che ho utilizzato normalmente in Marlin scrivere il reale pin hardware del processore e la cosa diventa un pochino più complicata, quindi ve la sconsiglio. Ma io ho fatto così con le mie schede RU-RAMPS, quindi non ho scritto il valore Arduino, ma ho scritto non il pin mappato, ma il pin reale, il pin hardware, che ha un numero assolutamente diverso e non si scrive con Arduino,
ad esempio AR54, ma potrebbe essere qualcosa tipo PD5, PA8, quindi sono cose un po' diverse. Se si è dichiarato pin map Arduino sotto MCU, il pin lo possiamo scrivere sia con AR numero pin mappato, sia con lo standard hardware di Arduino. Quindi uno vale l'altro. Se invece abbiamo messo pin map Arduino sotto MCU, siamo costretti a scriverli in hardware. Quindi lasciate assolutamente pin map Arduino. Se andiamo a vedere qualche altro file di configurazione, me li sono anche copiati in un'altra cartella qui. Ad esempio quello dell'SKR 1.3, che è una scheda abbastanza famosa, è utilizzata tantissimo. Vedete, i pin non sono scritti in standard Arduino perché non è un processore Arduino. Quindi vedete P2.2, P2.6, poi parliamo del punto esclamativo e degli accenti circonflessi. Qui il valore non è scritto in standard Arduino. Se andiamo a prendere lo schema di quella board con tutti i pin dichiarati, sicuramente per forza di cose ci sarà corrispondenza. Quindi anche nel caso dell'SKR 1.3 qualcuno ha già lavorato per voi, almeno per quello che riguarda gli stepper. In questo caso vengono utilizzati sicuramente dei driver a 16 mStep, gli A98, qua non mi ricordo mai la sigla, chiedo venia. Comunque quelli che diciamo ormai tutti ci siamo dimenticati della loro esistenza, non li usa quasi più nessuno, ma alcuni sì. Ormai tutti sono passati ai TMC oppure altri driver. Anche i TMC vanno dichiarati in maniera particolare all'interno del file di configurazione. Dopo vi faccio vedere connettendomi a uno dei miei Raspberry con il CFG già configurato per le mie stampanti. Quindi per ora salto questo passaggio. Bene, siamo quindi all'interno di Ottoprint con la RAMS connessa sul banco, vediamo le temperature. Se in terminale scriviamo help e battiamo invio, appaiono questi comandi. Attenzione perché Clipper non accetta tutti i comandi standard che utilizzate, ad esempio, in Marlin. Ci sono alcune cose che non funzionano allo stesso modo. Basta andare sul sito di Clipper, o magari scrivere su Google Clipper G-Code. Clicchiamo qua, vediamo se è la pagina corretta. Esatto, qui ci sono tutti i comandi G-Code che Clipper sopporta. Se il comando che state cercando non è all'interno di questa lista, significa che Clipper lo ignora. E allora a quel punto voi mi direte, ok, ma che faccio? Cioè, se non c'è, come faccio a... Io sono abituato a scrivere, che ne so, G29 o qualche altro comando che non trovo in Clipper. La cosa bella di Clipper è che si possono creare macro che vanno a sostituire il comando di Clipper con il comando G-Code che voi siete abituati ad utilizzare solitamente. Quindi Clipper è veramente no limits, vi permette di fare cose che con gli altri firmware non si possono assolutamente fare. Torniamo sulla schermata di Octoprint. Se cambiate qualcosa nel file printer CFG, vi ho già detto che da terminale dovreste scrivere sudo service clipper restart, ma in realtà non è vero. Cioè, anche questa è una cosa vera e corretta, ma basta da terminale, una volta connessi con Octoprint o RPT Server o quello che è alla vostra scheda, quindi alla vostra stampante, scrivere firmware underscore restart oppure semplicemente restart. Qual è la differenza tra questi due comandi? Il primo fa ripartire sia il servizio a bordo del computer, a bordo del Raspberry, nel mio caso a bordo della macchina virtuale, mentre il restart fa partire solamente il servizio a bordo del computer, quindi di Raspberry o della Virtual Machine, ricaricando, vedete, reload config file. Quindi se avete fatto modifiche, basta scrivere restart ed è la cosa più veloce. Se volete far riavviare anche il firmware a bordo della scheda, che è quasi inutile, ma potrebbe succedere, scrivete firmware restart. Quindi ve lo faccio vedere, restart, invio. Vedete se è disconnesso.
E qui si è riconnesso, quindi dice Clipper State Ready, quindi è pronto per iniziare a stampare. Esiste anche un plugin su Octoprint e lo installo nella Virtual Machine in modo che voi lo possiate avere. Quindi vado all'interno dei settaggi di Octoprint, vado sotto Plugin Manager, Get More, scrivo Clipper, appare OctoClipper e lo installo. Chiudo, salvo, mi chiede di far ripartire Octoprint, altrimenti il plugin non viene caricato e quindi non viene considerato. Sei sicuro di procedere? Sì, aspettiamo un attimo. Facciamo un reload della pagina e andiamo a verificare se il plugin OctoClipper è stato installato. Lo vedo già qui. Vedete qui che c'è di fianco Timelapse Clipper. Non siamo connessi, quindi ovviamente non possiamo fare nulla, quindi faccio un connect, chiedo uno status e mi dice Clipper Ready. Qui avete, vedete, host firmware. Avete già delle scorciatoie per far ripartire Clipper. Ma se voglio editare il file printer CFG, devo impazzire con WinSCP? No, non è obbligatorio, assolutamente. Dentro a DoctoPrint, ora che abbiamo installato il plugin di Clipper, se io vado sulla chiavetta, sulla chiave, in configurazione, e vado in OctoClipper, vedete? Clipper Configuration. Questo è il file di configurazione che è all'interno della cartella HomePrinter CFG, quindi lo potete modificare direttamente all'interno di OctoPrint. Ora, per entrare più nel vivo della situazione, vi voglio far vedere il sistema in funzione. Quindi tralascio OctoPrint installato sulla Virtual Machine e mi connetto ad uno dei miei Raspberry, uno 0.125. Come vedete non scrivo la porta e appare Repetier Server Pro. Mi loggo. Vediamo se la password è corretta. Sì, ok. Sono dentro ad uno dei miei due Raspberry che sono giù in laboratorio, quindi non sono fisicamente in laboratorio, ma riesco ovviamente ad entrarci e a vedere alcuni G-code che ho messo per fare delle prove, dei test. Questa è la mia stampante. Controllo la webcam, ora la stampante è spenta, non si vede niente. Come vedete l'interfaccia di Repetier è un pochino più complessa, ma io su questi Raspberry ho in combo sia Repetier che OctoPrint e posso scegliere se partire con uno o con l'altro. Quindi ora sono con Repetier Server che ho acquistato, quindi ho la licenza d'uso. A differenza di OctoPrint, questo è un prodotto a pagamento. Mi sono fatto una scorciatoia qui per riavviare automaticamente in OctoPrint. Quindi faccio partire la scorciatoia, aspetto un attimo, faccio un reload mirando a 192.168.0.125 e dovremo vedere OctoPrint partire. Per ora no, è ancora un pochino troppo presto, eccolo qua. Vedete la velocità è già tutta un'altra, perché questo è un Raspberry, non è una virtual machine su un computer di ultima generazione. Mi chiede di loggarmi, io non ho inserito l'utente PI per il login, ma ecco non funziona, forse ho sbagliato a scrivere la password. Adesso non ho sbagliato a scrivere la password, quindi dovremmo riuscire ad entrare all'interno dell'interfaccia di OctoPrint, dovrebbe eseguire il login correttamente. È tutto molto più lento, comunque è funzionale, non è che non vada, però ecco, ci mette un pochino più di tempo. Poi ho installato molti plugin all'interno di OctoPrint. Quindi qui è connesso. Guardate, andiamo dentro a plugin, vi faccio vedere, ne ho installati parecchi. Tutti questi sono plugin, quindi OctoClipper, ma anche tutte queste cose, sono molto utili, specialmente il Dry Run plugin, ora vi farò vedere che cos'è. Posso accendere la stampante, sicuramente è spenta, andiamo a vedere, qui non si vede l'immagine, ecco, è una Delta,
e la cam è posizionata in direzione del piatto ed è fissata alla torre A, che guardando la stampante è quella a sinistra davanti. Quindi qui in basso la torre A, questa è la B e quella posteriore che è qui circa è la C. E come vedete si riesce ad inquadrare senza nessun problema lo spider della mia delta. Ora, siccome io ho acceso la mia stampante, ma Clipper era già in esecuzione, montando i TMC 2130 come driver, devo comunque fare un restart di Clipper prima di fare qualsiasi operazione. Mi sono fatto qua delle scorciatoie senza utilizzare il plugin di Clipper che ve l'ho fatto vedere prima. Quindi io, già stando dentro a Control, posso cliccare su Clipper, Firmware Restart. Dovremmo vedere i LED che si spengono per un attimo, ecco, e si riaccendono. Ora la stampante è pronta per funzionare. Andiamo in terminal, Clipper State Ready, tutto a posto. Andiamo a vedere le temperature se funzionano. Nello stand 7,7 gradi e nel bed 11,8. Quindi se provo ad accendere il bed, lo mettiamo a 50 gradi, verifichiamo se effettivamente va su di temperatura. 12, 12, perfetto, vedete che sale 13, lo spengo perché non mi interessa accenderlo. La cosa bella del plugin Dry Run è che mi permette di fare una sorta di stampa senza realmente stampare, quindi senza estrudere filamento, senza scaldare hotend, bed, nulla. E questo è un plugin molto interessante che esiste per Octoprint, ma non c'è assolutamente per Repetier Server. L'ho segnalato, ecco, di cercare di creare magari qualcosa del genere in Repetier Server che potrebbe essere utile, ma vabbè, non è che sia molto importante a questo giro. Volevo farvi vedere un attimo la movimentazione. Quindi se faccio una home, ma faccio a meno di cliccare su queste due qua, mi sono creato un pulsantino home apposta, vedete che lo spider sale. Poi non lo vediamo nell'ultima parte, ma vi assicuro che funziona regolarmente. Ora, se lancio una stampa in dry run, dovrebbe partire subito. Questi sono i G-code che ho caricato all'interno. Quindi, per fare l'upload di un G-code, basta cliccare su Upload, andare a scegliere un G-code qualsiasi. Qui ce ne sono due, tanto per fare una prova. Fare l'upload e cliccare sul simbolino di stampa. Quindi, proviamo a lanciare questo per un attimo. Questo è un errore non importante, quindi ora la stampa virtuale dovrebbe iniziare. Ecco, sono sicuro che qualcuno di voi avrà notato che forse è partita un po' troppo in alto rispetto al piatto. È una cosa che ho fatto apposta perché dall'altra parte, non lo vedete, ho lasciato giù un probe che non torna su automaticamente come con il BL Touch o qualcosa di analogo. Ma la chiavetta vuole rimossa alla fine del probing. Perché? Perché sulle delta, almeno sulla mia, in realtà non ho assolutamente la necessità di fare un probe, quindi un bed mesh, una roba del genere, tutte le volte che inizio una stampa. La stampante è già calibrata, quindi io stampo e riga. Mi serve solamente al primo giro, cioè quando faccio la calibrazione della stampante. Ora, vorrei farvi vedere la calibrazione della delta, ma è una cosa un po' complicata, quindi rimando questa sessione ad un prossimo video. Complicata nel senso che ci sono molte operazioni da fare, ma una volta che si sono fatte, vi assicuro che il risultato è eccellente. A differenza di altri firmware, dove bisogna diventare matti per fare la calibrazione di una delta, specialmente a livello dimensionale, Clipper fa quasi tutto in automatico. Velocemente, se scrivo Clipper Delta Calibration, e questo lo potete andare a vedere anche voi, poi, e guardarlo in tutta tranquillità nei vostri computer, ci sono tutti gli step da fare, e sono questi qua. Lo step più importante è, una volta che abbiamo trovato l'altezza corretta del nozzle rispetto al piatto, quindi una volta che gli end stop sono a posto, scaricando questo STL si stampa questo oggetto che ha dei piccoli esagoni
su questi lati, cioè sul cerchio estremo, e andando a eseguire tutte le misure con un calibro una ad una, e sono tutte scritte in questa sezione, vedete? Ad esempio, si parte, lo scrivono qui sotto, in questa sezione si parte da a dist, quindi la prima misura da fare è da questo lato dell'esagono a quest'altro, poi si passa a farci dist. Le misure vanno scritte semplicemente in millimetri, quindi li potete copiare provvisoriamente dentro al blocco note questa stringa, si inseriscono separati dalle virgole tutte le misure che vengono chieste, esempio, tanto per capirci, 78,12, virgola, senza spazi, senza niente, 78,3, virgola, quindi decidete voi i decimali, ma ovviamente più ce ne mettete meglio è. Fatto questo, per queste 6 misure bisognerà effettuare queste altre 6 e scriverle con questa stringa inizialmente, sempre separati, ma cambia solo la prima parte, è importante scrivere queste in maniera diversa, che non è assolutamente uguale a questa. Vedete, si chiamano in modo diverso queste stringhe, quindi riportate il valore che trovate scritto nella documentazione e poi scrivete i 6 valori. Fare queste 3, altra stringa diversa, e queste altre 6, altra stringa diversa. Fatto questo, bisognerà scrivere Delta Analyze Calibrate Extended, e questo va copiato e incollato all'interno del terminale, dopo aver copiato e incollato tutte le 6, no, non sono 6, scusate, ma le contiamo, sono 1, 2, 3, 4. Tutte le 4 linee che vi siete scritte nel blocco note dovete copiarle e incollarle, qui intanto è lì che stampa, in terminale. Copia e incolla di sequenza, ovviamente cliccando su send dopo ognuna. Una volta che le avete mandate tutte e 4, dovrete successivamente mandare questa stringa, Delta Analyze Calibrate Extended, seguita da Save Config. A questo punto il firmware si resetterà, ripartirà. Nel file CFG, vi faccio vedere connettendomi proprio al Raspberry che sta stampando, accodato al printer CFG che avete precedentemente creato, come vedete il mio è lunghissimo, poi magari vi spiego qualche cosa. Clipper creerà questa sezione, dove andrà ad inserire la calibrazione automatica della delta. Se inserirà, ad esempio, sotto la sezione printer il delta radius a 264 punto tutti questi numerini, tutti questi decimali, automaticamente avrà messo un cancelletto nel file di configurazione sulla stessa voce, in modo che non sia presente 2 volte. Andiamo a verificarlo. Sotto printer delta radius uguale, salgo, lo vado a cercare. Sotto printer delta radius, vedete che c'è un cancelletto davanti, quindi lui non considera quello che io inizialmente avevo inserito, che è il delta radius reale della mia delta, della delta più grande delle due che possiedo, ma lo ha rimpiazzato con il suo valore dopo aver effettuato la calibrazione. Vi assicuro che le misure sono fantastiche del pezzo stampato. Se avete eseguito una buona calibrazione, non dovete impazzire a modificare alcun valore manualmente, sempre che la vostra stampante a livello meccanico ed elettronico non abbia ovviamente dei problemi. Quindi Clipper ha molte marce in più, specialmente sulle calibrazioni delle delta. Per le cartesiane e Coric Y ci sono ovviamente altre sezioni da modificare. Se andiamo sotto a Printer, ecco qua, la cinematica che ho dichiarato è delta, ma se magari voi avete una Core XY, scriverete Core XY, ma che cosa devo scrivere? Perché questa è una domanda che spesso mi viene fatta. Ci sono i file di esempio, quindi vai all'interno della cartella Example, che è sempre, ve lo ricordo, dentro a Clipper,
config. Questi qua sono tutti file di esempio. Io poi ho copiato questa cartella in C e l'ho chiamata example, ma diciamo, nel file system di Linux tutti i file CFG di configurazione d'esempio sono nel percorso home pi clipper config. Quindi se uno ha una core XY, qua da qualche parte ci sarà un CFG di una core XY. Eccolo qua. Andiamo a vedere sotto a printer. La cinematica infatti è dichiarata core XY. Utilizzo i TMC e quindi non so come fare con i TMC perché non li trovo. Andiamo a vedere se all'interno della cartella con gli esempi qualcuno ha postato qualcosa inerente i TMC 2208, ad esempio. Ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file. Ne vado ad aprire uno qualsiasi, Big3Tech SKR Pro. Andiamo a vederlo. E dov'è che c'è scritto 2208? Eccoli qua. Vedete, questa è la configurazione dei TMC 2208, che non è abilitata. Vedete che ci sono i cancelletti davanti. Quindi microstep, la corrente, la corrente diciamo a riposo, in hold. Il valore di stealth chop, qui viene dichiarato l'UART pin. Qualcuno mi aveva chiesto: ma come faccio a dichiarare gli UART? Basta scrivere UART underscore pin uguale o due punti e mettere il pin dell'UART per far funzionare i 2208 in UART. Come 2208 funzionano anche ovviamente i 22, scusate, i 2130. Nella mia delta vedete TMC 2130 stepper A, l'interpolazione, la corrente, lo steel chop che personalmente non uso, l'SPI speed, tutto si può dichiarare e va dichiarato all'interno del CFG. Allora, torniamo alla questione punto esclamativo, eccoli qua, qua ne vediamo due, punto esclamativo e accento circonflesso, ok? Quindi sarebbe l'elevato A, in poche parole, questo. Come l'interpreta Clipper? Il punto esclamativo è l'inversione del pin. Quindi se voi andate a mettere un punto esclamativo, ad esempio, su dir pin di uno stepper, ecco qua, ne vediamo uno, significa che il motore sullo stepper A, nella mia delta, vuole invertito. Quindi sarebbe come il reverse in Marlin, mettendolo in true o in false, quindi in vero o falso. Qui si fa con il punto esclamativo. Mentre, attenzione, questo è molto importante, negli end stop, se utilizzate degli end stop normali, quindi meccanici, e la vostra scheda quindi non ha bisogno di un pull up per far funzionare degli end stop meccanici, l'accento circonflesso non ci vuole, quindi va cancellato. Viceversa, se usate degli end stop ottici, invece solitamente il pull up va inserito e quindi il cancelletto deve essere presente. Se poi funzionano in maniera inversa, quindi normalmente aperti o normalmente chiusi, questo ci dovete guardare voi con il solito comando M119. Quindi se andiamo a vedere la stampante che è ancora lì che stampa, eccola qua. Faccio un M119, vado a verificare. Dovrebbe darmi, eccoli, sono apparsi, tolgo l'autoscroll così non va oltre. Eccoli qua. I miei end stop, che sono ottici, sono tutti aperti, quindi è corretto. Torniamo sul CFG per guardare qualcos'altro di interessante. Quelle che mi vengono in mente ve le dico tutte. Le altre chiedete, documentatevi. Alla fine del video sicuramente lascerò in coda nei commenti il link a un canale Telegram, al nostro canale Telegram, se volete potete assolutamente iscrivervi, dove nei ritagli di tempo sicuramente qualcuno che vi possa dare una mano lo trovate. Ho dichiarato un termistore, vedete, che non era reale, o meglio, non era contemplato tra quelli presenti in Clipper. Cioè, in realtà il 3950 era già stato inserito, ma avevo verificato che le temperature non erano perfette rispetto al sensore che monto. Quindi c'è il modo, e per questo vi rimando alla documentazione, o appunto fateci domande sul canale e rispondiamo, c'è il modo di farsi
non proprio la thermistable customizzata, ma c'è il modo comunque di inserire non solo una, ma più temperature di riferimento a variare della resistenza, sono valori che bisogna conoscere per tarare al meglio il termistore. Fate attenzione perché questa sezione vuole dichiarata in ordine cronologico prima degli extruder, altrimenti dichiarando poi, vedete, in sensor type il nome del vostro estrusore non verrebbe preso. Vado avanti, vedete, io ho due estrusori, poi parliamo un attimo del presso l'advance, è molto importante. Ho due estrusori, il secondo, essendoci l'iter condiviso, quindi uso lo stesso iter per il secondo estrusore, ho dichiarato come shared heater l'extruder numero 1, che è questo. In Clipper il primo estrusore si chiama sempre extruder, i successivi, tutti gli altri successivi, extruder 1, 2, 3 e così via. Anche in Clipper c'è la possibilità di fare ovviamente i PID automatici sia del bed che dell'hotend, quindi vi rimando alla documentazione per queste cose. Ecco le fan, anche questa è una cosa che mi viene spesso chiesta, posso mettere una fan che si attiva dopo una certa temperatura? Eccola, questa si attiva dopo una temperatura di 50 gradi dell'hotend. Vedete, heater extruder, heater temp 50. Posso mettere una fan che parta automaticamente quando la scheda va in funzione, quindi quando stampo ad esempio in modo da raffreddare i driver. Eccola, controller fan board. Il suo pin è l'iter relativo. Si possono fare tantissime cose con Clipper. Vado avanti, voglio farvi vedere qualche cos'altro di interessante, eccolo qua. Questo è un homing override, cioè in Clipper possiamo inserire degli override, quindi delle sovrascrittura dei comandi standard per personalizzarli, cosa che normalmente con un firmware comune dovremmo mettere mano al codice. Molti non sono programmatori, quindi di queste cose giustamente non ne capiscono nulla e vogliono una scorciatoia per fare queste cose. In Clipper si può fare, ad esempio il G28, che è il comando per dare la home su una 3D printer, con questa sezione homing override posso fare in modo che venga eseguita una sequenza di comandi in sostituzione del G28. Quindi, certo, io farò il G28, ma con questa riga, vedete, andrò a mettere un offset diverso da quello standard, quindi se nozzle con offset 0 toccherebbe quasi piano per iniziare una stampa, con offset a 50 il nozzle inizierà a stampare a 50 mm dalla superficie del bed. Ecco perché prima ho lanciato una stampa sulla mia stampante, una stampa virtuale in dry print, ed il nozzle è partito a stampare 50 mm, scusate, più in alto. Okay. Questo è per velocizzare la seconda discesa, la prima discesa della delta, il safe home, cioè quando vengono toccati gli end stop nella parte superiore, lo spider scende fino a Z380 a questa velocità. Si possono fare tantissime cose molto, molto, molto interessanti che non si possono fare come con altri firmware. Una delle tante, ma ve ne ho mostrate veramente poche. Vi rimando quindi alla documentazione per approfondire la cosa, altrimenti veramente staremo qui ore ed ore. È la personalizzazione dei menu di un eventuale LCD connesso alla stampante. Per questo vi faccio vedere un filmato che mi ero preparato. Eccolo qua. Ecco, questo è il classico full graphics connesso alla scheda RURAMPS all'interno della mia stampante Delta Cosel Max, e qui ve lo faccio vedere un attimo in funzione. I menu sono in inglese, quelli di base, e purtroppo non si possono mettere in italiano, ma credo sia un limite abbastanza relativo. La cosa più importante, ed ora ve lo farò vedere nel video, vabbè, qui saltiamo un attimo, andiamo avanti. Ecco, la cosa importante è
questa sezione che io ho chiamato Custom, la possiamo verificare nel CFG. Vedete che qui sotto c'è questa linea, questa in origine non c'era, l'ho inserita io e mi sono creato il mio menu custom. Poi ho tolto anche il menu di Octoprint che non mi interessavano questi tre comandi, proprio non me ne facevo nulla, quindi l'ho disabilitato, ma se volete lo potete lasciare attivo, quindi non mettete questa sezione, oppure mettetela ma con enable true e non false. La sezione Custom contiene tutti questi sottocomandi, quindi nel menu Custom avrò tutti questi sottocomandi e per ogni sottocomando va dichiarato che cosa fa quel sottocomando. Li vediamo nel video un attimo, così vi faccio vedere qual è la corrispondenza. Carica è 0, mi serve per caricare il filamento nell'estrusore 0. Sì, ma quando clicco, che cosa fa questo carica è 0? È nel CFG. Carica è 0 è quello che appare sul display. Viene eseguita tutta questa sequenza di comandi. Questi per rimuovi è 0, qui ci voleva uno spazio, glielo metto. Qui per rimuovi è 0, ma funziona anche senza spazio, ma per avere una cosa più ordinata, rimuovi è 0 tutti questi comandi. Carica è 1, quindi filamento nel secondo estrusore, rimuovi. E 1, quindi potete mettere tutto quello che volete, diverse velocità, diverse misure, ma non solo per dei comandi di carica e rimozione filamento, ma per tantissime altre cose utili nella vostra 3D printer. Queste cose le potete fare solamente con Clipper oppure appoggiandovi a un server come Octoprint. Anche in Octoprint ci possono essere sequenze di comandi che si possono inserire, ma le potete lanciare solamente da Octoprint. Qui invece li potete lanciare dal display della stampante, è molto più comodo. Guardate quanti ne ho inseriti. Questi sono interessanti. Per stampare a due colori, mi sono creato, lo faccio vedere qui, anche questo swap è 0 e 1 e viceversa. Per fare entrare un filamento e togliere l'altro e viceversa. Per fare delle prove di cambio filamento senza stampare. Lo ripeto, si può fare anche da Octoprint o da RepetiServer, ma averli sul display, se magari non si ha un computer per pilotare il Raspberry, quindi per interrogare il Raspberry con un'interfaccia web, viene molto più comodo farlo da display. Torniamo nel CFG, saltiamo questa cosa. Ovviamente calibrazioni per la delta, potete anche qui inserire il baby stepping. Ecco, una cosa sicuramente da tener conto è che il comando T0, T0, T1, T2, eccetera, eccetera, in Clipper non esistono, ma nel vostro software di slicing, specialmente se stampati a due colori, sicuramente vengono contemplati, ma in Clipper il comando per cambiare estrusore è questo, activate underscore extruder spazio extruder uguale il nome dell'extruder. Ma se io mi creo una macro chiamandola G-Code macro T0, quando il software di slicing andrà a scrivere il comando T0 sulla porta della stampante, Clipper lo interpreterà nel modo corretto. Qui ho inserito un pin digitale per accendere e spegnere i LED, ma si può fare veramente di tutto. Guardate, attualmente secondo me sono poche le cose che mancano per renderlo un gioiello, ma già così è veramente una goduria, almeno per quello che mi riguarda. A me per ora non ha ancora dato nessun tipo di problema. Andiamo a vedere se sta ancora stampando qui, stampando a secco ovviamente, sì, sta ancora stampando a secco, quindi cancello la stampa, sì. Se volete provare RepetiServer all'interno della Virtual Machine, ve lo posso installare. Se volete lo facciamo. Ovviamente o usate Octoprint o usate RepetiServer, non potete usarli tutti e due, perché mirerebbero entrambi alla stessa porta seriale virtuale, il che sarebbe un problema per Clipper. Anche se Clipper si può installare in multisessioni su Raspberry. In questo modo, con lo stesso dispositivo si possono comandare più stampanti utilizzando più sessioni di Clipper.
i file di configurazione a quel punto non si chiameranno più tutti printer.cfg, ma se risiedono tutti nella stessa subdirectory avranno la necessità di avere nomi diversi. Torniamo nel terminale del nostro Raspberry virtuale che è ancora qua dietro che sta aspettando, non si è mai stancato. Installiamo Repetier Server. Allora, sul sito di Repetier la versione corretta da installare per questa machine sono sicuro che è questa qui. Quindi mi copio l'indirizzo, vado all'interno del terminale, scrivo wget, tasto destro, incollo l'indirizzo e quei 60-70 mega che erano, non mi ricordo, 59 mega sono già stati scaricati. Ora lo installo. Come faccio a installare Repetier Server? Non mi ricordo, ma in realtà mi ricordo, però vi voglio far vedere com'è, per darvi la garanzia che mi ricordo, scrivo sudo dpkg spazio meno i Repetier Server, che è il file che si è scaricato, ma lo verifichiamo. Quindi scriviamo Repetier Server install, tanto per capire come fare. Qui c'è il download, qui c'è il manuale. Bene, andiamo a vedere il manuale. Windows no, Mac no, Debian sì, Linux. Ecco, questo è il comando da dare per installarlo. Ovviamente il nome del file è diverso nel mio caso. Quindi lo installo. Invio. Fine. Perché vi ho fatto vedere come si installa Repetier Server? Prima per installare Octoprint abbiamo copiato ed incollato 3000 linee, avete visto tutti, quindi ci abbiamo messo del tempo. Se uno sbaglia a scrivere una lettera magari è fermo e quindi non riesce a far funzionare Octoprint, con Repetier Server è bastata una sola linea, perché? Perché questo è proprio un pacchetto che nasce per Debian, quindi sarebbe utile, ma non so se lo faranno, non credo, sarebbe utile per gli sviluppatori, anzi la sviluppatrice di Octoprint, magari poter creare un pacchetto .deb installabile, o magari esiste già, ma io non l'ho trovato. Quindi con Repetier basta un colpo e Repetier Server è su. Lo possiamo andare a verificare? Credo che il servizio sia già partito. 192.168.0.215 era. 2.3344 perché Repetier Server lavora su una porta diversa. Eccolo qua, è già partito. Quindi se apro un'altra finestra e scrivo 192.168.0.215 2.5000, ho il mio Octoprint. Qui c'è Octoprint connesso alla mia stampante, la scheda RAMS, scusate, che ho sul tavolo. Invece questo è Repetier Server, quindi vedete entrambi li sto facendo funzionare sulla stessa virtual machine, ma come vi ripeto non possono entrambi mirare alla stessa porta seriale. Una cosa importante sulla questione porta seriale virtuale, dalle esperienze che ho fatto con questa virtual machine in precedenza, prima di registrare questo video, mi sono accorto che Repetier Server non si connette molto volentieri al percorso slash tmp slash printer e non perché c'è sotto Octoprint, perché da Octoprint la possiamo disconnettere, ma poi per una questione di incompatibilità. Se volete vi faccio vedere. Aggiungi nuova stampante, la chiamo COSEL MAX, passo 2, firmware Clipper, vedete MMK42 è perfettamente sopportato da Repetier Server, connessione seriale, il percorso è slash tmp slash printer, autorilevamento, ma sono sicuro che andiamo a 250.000. Lasciamo tutto così, continua col passo 3. Ecco, possiamo rimanere qua una vita, ma non intercetta la slash tmp slash printer. Ci sono delle soluzioni. Allora, la prima è cambiare porta. Di solito o su dev PTS slash 0 o su 1 funziona, ma non mirate assolutamente direttamente alla porta seriale del dispositivo hardware, non andrebbe bene. Proviamo con questo. Connesso, avete visto? Subito. E quindi è passato nella sezione successiva. Ma comunque posso abortire, clicco sulla casetta e trovo la stampante che è configurata a metà. Molte cose mancano.
da configurare. Però intanto è connessa, verifichiamo se è vero. Impostazioni stampante, qui è tutto ok, non ci sono problemi. Seleziono la stampante, vado in console, attivo gli ASK, infatti vediamo apparire la stringa di Clipper mandata dal lato software a bordo della Virtual Machine. Torniamo nelle configurazioni della stampante e proviamo a sostituire la porta seriale con slash tmp slash printer. Salviamo. Vedete che si è disconnesso qui. Questi due pseudomagneti li vediamo rossi, quindi la stampante non funziona. Allora, una delle soluzioni è inserire una di queste due porte e sono certo che va, perché l'avete visto un attimo fa, così si connette subito. L'altra soluzione invece è usare Google e scrivere repetier server can't connect slash tmp slash printer. Primo link non va bene. Ecco, il secondo link è quello giusto. Ci sono da fare queste modifiche lanciandole ovviamente sul terminale, sulla shell. Quindi scrivere queste due righe e modificare questa in questa. Dopo aver fatto queste modifiche, Repetier Server inizierà a funzionare. Io vi lascio comunque sulla Virtual Machine Repetier Server non funzionante perché preferisco che utilizziate Octoprint, è molto più semplice per iniziare e comunque Repetier Server costa una sessantina di euro, non so se tutti siete disposti a spenderli, quindi se volete valutare Repetier Server potete acquistarlo, andare in Registrati ed inserire il numero di licenza. Io l'ho già attivata questa licenza, quindi ho attivato una versione pienamente funzionante, ma che tra 14 giorni scade. E dovendo mettere a vostra disposizione tale Virtual Machine, magari se la prelevate fra 15 giorni, Repetier non funzionerà più in versione di prova full pro. Quindi qui va inserito il numero seriale. Vi lascio comunque, come vi ho già detto, Octoprint già configurato. Come vi avevo precedentemente detto, volevo farvi vedere la questione board non trovate tra le varie dichiarate all'interno dei file di configurazione di esempio. Come ho fatto a generarmi questo file? Mi sono andato a vedere i pin di Arduino della mia scheda. Dove li ho trovati? Li ho trovati all'interno della cartella SRC board di MK4 Duo, la mia board è la 1551.h, quindi mi sono copiato questi pin uno alla volta per tutti i servizi estrusori, per tutti i vari assi, eccetera, eccetera, me li sono copiati uno alla volta nel file di configurazione di Clipper. Li ho addirittura inseriti nello standard pin diretto, quindi pin hardware, non il pin mappato, e le tavole di riferimento le trovate su Google, ma potete tranquillamente inserirli nel formato Arduino, fate sicuramente prima, se è una scheda Arduino. Se non è una scheda Arduino, allora bisogna mirare al processore, andare a vedere quali sono i pin fisici, i pin reali. Se voglio vedere i pin reali dell'Arduino 2, scrivo su Google Arduino 2, pin map, vediamo, potrebbe essere corretto. Sì, questa pagina mostra i pin mappati e il nome reale del pin hardware. Morale, se torniamo nel file di configurazione, nel mio file di configurazione, andiamo a vedere uno stepper qualsiasi, stepper A, lo step pin sarebbe l'asse X per una delta, step pin, anche se non è corretto chiamarlo asse X perché la cinematica della delta fa sì che i tre motori muovano lo spider in tutte le direzioni, quindi è una fusione, non è proprio X, è il motore nella torre A, quindi lo stepper nel motore A. Lo step in è PC5, andiamo a vedere a cosa corrisponde il PC5, eccolo qua, è il digital pin 37. Vado nel file di Marlin Kimbra, infatti vedete lo step in dell'asse X è 37. Quindi scriverli in un modo o scriverli nell'altro, nel caso di board Arduino, non è nessun problema. Le
Ricordatevi, lo ribadisco ennesimamente, sotto a MCU di scrivere pinmap uguale Arduino, altrimenti potete scriverli solo, dichiararli solo con il loro pin name reale. Parliamo ora di configurazioni particolari. Io non posso aiutarvi su tutto, cioè, mi piacerebbe, ma non posso assolutamente farlo perché non posso sapere com'è fatta la vostra stampante, la scheda che monta. Quindi faccio finta di essere uno che si è comprato, ad esempio, una Anycubic Delta Linear e vuole cercare un file di configurazione per Clipper funzionante per provarlo. Allora, intanto sono sicuro che la Anycubic Delta monta una Trigorilla come scheda, quindi potrei anche utilizzare il file della RAMPS. Questo, io l'ho messo dentro la cartella example, ve lo ricordo, ma all'interno della Virtual Machine o comunque del Raspberry, se utilizzerete quello, i file di configurazione di esempio sono all'interno della cartella home.py clipper config. Vedete, esempio, ci sono degli esempi già generici per le delta o per le core XY. Comunque, nell'example CFG ogni singolo comando è spiegato, ogni singola sezione è dichiarata, tutto. Vedete, fan, pin d'esempio, la potenza massima della fan. Molte cose, se non le dichiariamo, vengono prese di base ad un default. Ad esempio, non dichiariamo il max power di una fan, il default è il massimo. Quindi, se vogliamo, ad esempio, calare leggermente la potenza di un riscaldatore, perché non riusciamo a fare un buon P-tuning, la nostra cartuccia riscaldante scalda troppo velocemente, possiamo calare nell'opportuna sezione, non ovviamente dentro fan, la max power mettendo ad esempio a 0,5, 0,5 alla metà della potenza. Quindi si possono fare tantissime cose. È ovvio che bisogna un attimo leggersi questi file. Questo ed in particolar modo anche l'extras, dove ci sono scritte tante cose interessanti, ad esempio per il backmesh, quindi per fare la mesh del bed, che molti di voi faranno magari anche prima di ogni stampa, e per tante altre cose, vedete, customizzare la home, G-code macro ed eventi, ci sono diverse sezioni, dovete guardarvele. Torniamo al discorso, ho una Anycubic Delta, di che stampante stiamo parlando? Lo scrivo qua, Anycubic Delta Linear, questa qua. Qua c'è la Python, no, non va bene questa. Che è una stampante abbastanza conosciuta. Tantissimi per avvicinarsi al mondo delle Delta hanno acquistato questa stampante. Allora, che scheda monta questa printer? Una Trigorilla. Quindi una Trigorilla è un'evoluzione della fan. Proviamo a vedere se c'è qualcuno che ha rilasciato qualcosa proprio per la Anycubic Delta Linear. In merito a Clipper, scrivo sul motore di ricerca Clipper Anycubic Delta printer.cfg perché poi è quello che mi interessa. Allora, Clipper config for my extended Anycubic, ecco questo qua, e forse è qualcuno che l'ha rilasciato. Fantastico. Vedete? All'interno di questo spazio GitHub, di questo benefattore, c'è un printer CFG già pronto per questo tipo di stampante. Voi dovete solo scaricarlo. Se battete il tasto destro su ROV e fate salva con nome, vediamo, dovrebbe essere corretto, viene salvato, vedete, un printer.cfg. Non lo metto qua, lo metto nella temp 4 che stavo usando prima, sovrascrivendo quello che avevo. Bene. Chiudo. Vado sempre dentro WinSCP e verifico che il printer CFG sia proprio quello per la Anycubic. Sì, è lui. Quindi non fate altro che prendere questo file, dovrete magari verificare se la seriale è corretta, in questo caso non lo è, vedete, è differente dalla RAMPS, ma magari nella Trigorilla Anycubic, si chiama così, non credo comunque, dovete sostituire questa linea, mettere a posto il baud rate. Forse tutto sarà a posto.
tutto dovrebbe funzionare. Se avete altre particolari stampanti, vi rimando alla richiesta di supporto del nostro gruppo Telegram, o comunque su Facebook ci sono già dei gruppi dove si parla di Clipper e potete postare la vostra richiesta, qualcuno sono sicuro che vi risponderà. Quindi Clipper è, a mio parere, no limit, non è assolutamente complicato, si basa tutto su un unico file di configurazione, basta cercare un attimo e magari qualche cosa di interessante per la vostra stampante 3D può saltare fuori. Allora, anche una persona che proprio non ne ha un'idea di che cos'è una stampante 3D, con questa immagine un diretto confronto lo potrebbe fare direttamente. Questi tre cubetti a sinistra sono tutti uguali e sono sempre stati stampati con Clipper con queste configurazioni a livello di slicing. Quelli a destra sono tutti stati stampati con Marlin, sulla stessa stampante, è semplicemente stato sostituito il firmware da Marlin a Clipper. Guardate il primo cubetto, qui c'è un ghosting pauroso che da questa parte invece non c'è. Questi sono test del Linear Advance. Man mano che aumentiamo il Linear Advance diminuisce l'effetto di ghosting, ma poi entrano altri problemi se ci fate caso. Qui invece a sinistra abbiamo il cubetto stampato con il Pressure Advance, che in Clipper è il relativo del Linear Advance di Marley, ma è fatto assolutamente meglio. Basta guardare la stampa, ve la zoom un attimo, no, questa è un'altra immagine. Guardate la differenza tra il cubetto a destra e quello a sinistra. Come si tara il Pressure Advance in Clipper? Scrivete sul motore di ricerca Clipper Pressure Advance, primo sito che appare, dovete scaricare questo STL, fare lo slicing dello stesso usando zero infill ed una percentuale di layer 8, quindi l'altezza del layer attorno al 75% della misura del nozzle, quindi se usate un nozzle da 0.4 fate uno slicing con un layer 8 di 0.3. Impartite questa linea da terminale nei comandi inviabili alla stampante, e se avete un estrusore diretto date questa riga, e se avete invece un estrusore lungo con un Boden date quest'altra e fate partire la stampa. Il risultato sarà questo cubetto. Un amico mi ha mandato le foto del suo, eccolo qua, e ve le volevo far vedere. E qui anche chi non se ne intende proprio di stampanti 3D, cioè ha appena magari iniziato a stampare, riesce immediatamente a vedere la differenza dell'angolo nello sviluppo in altezza. Qui ci siamo abbastanza e qui inizia a fare un po' quello che vuole, quindi la stampa non è perfetta. Lo vediamo di lato, poi questa stampante ha anche degli altri problemi di sovrapposizione di layer, non sono perfetti, vedete? Però nella taratura del Pressure Advance va valutato questo angolo. Ecco, come vedete qui inizia a perdere dei colpi, quindi a saltare proprio delle parti in stampa. Qui invece la curva è troppo accentuata sull'angolo, quindi si crea questo angolo che non è molto definito. Basta individuare il punto intermedio abbastanza buono dopo aver effettuato questa stampa, che è circa questo, me lo ha indicato l'amico che mi ha inviato le fotografie di questa stampa. Con un calibro basta misurare questo oggetto stampato dalla parte inferiore, proprio dall'inizio della stampa, non sopra al bordo iniziale, da sotto fino al punto desiderato, guardare quant'è questa misura, potrebbe, che ne so, essere 20 mm, moltiplicare il risultato per, torniamo qui, il factor inserito all'inizio. Quindi se io faccio 20 per 0.020, se ho eseguito il test con questo fattore, quindi la calcolatrice,
ma l'avevo già fatto a memoria, comunque 20 per 0,02 uguale 0,4. Questo sarà il valore di pressure advance che andrò a inserire nel mio CFG. Sotto add extruder, pressure advance non c'è perché? Perché qui il pressure advance non l'abbiamo ancora tarato. Quindi questo non è il file di configurazione dei miei Raspberry, ma quello che abbiamo generato ora sulla virtual machine. Nella documentazione dovrebbe dire qual è la riga da inserire. Vedete, vi fa vedere l'esempio dell'altezza. E poi vi dice di inserire la riga di pressure advance, invece non lo dice. Molto bene, anche questa è una piccola mancanza, quindi bisogna cercare di capire come inserire questa riga. Questa riga qui non è dichiarata, ma io sono abbastanza certo che è questa, pressure underscore advance. Magari leggendo c'è, la scrive. Quindi io andrò ad inserire sotto a extruder pressure advance uguale 0,4, oppure, ve l'ho detto prima, pressure underscore advance 2 punti 0,4, che è il valore che abbiamo calcolato. A quel punto gli angoli nelle stampe, ma non solo quelli, verranno perfetti. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, ed è proprio l'ultima, è il clipper and stop phase. Vediamo. Sì. Ecco, questo ve la spiego molto velocemente, in maniera molto semplice, tramite questa funzionalità, Clipper riesce, utilizzando i TMC, a lavorare sulla fase degli end stop, cioè ogni volta che un end stop verrà attivato per qualsiasi motivo, nell'esempio, non so, nella delta, quando fate una home, sicuramente, vengono attivati tre end stop, viene eseguita una calibrazione in modo che se eventualmente l'end stop non si attiva perfettamente nello stesso punto, ma con un leggero scarto, Clipper invece riuscirà a dare il valore corretto all'end stop precedentemente memorizzato con questa funzione. Anche questa è una cosa molto interessante che altri firmware mi pare che non abbiano. Chiedo venia se non è così. Quindi vedete qua lo scrive che tipicamente un end stop ha una precisione di 100 micron, ma dipende. Quindi anche questa è una cosa da valutare, ma ce ne sono tante altre, però ora non voglio più annoiarvi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi rimando al nostro canale Telegram se avete delle domande da fare. Vi lascio sicuramente la virtual machine a disposizione alla fine di della pubblicazione di questo video. Quindi vi aspetto, vi auguro buon divertimento con Clipper e l'augurio è ovviamente che voi possiate provarlo. Quindi la mia soddisfazione sarà magari leggere un vostro commento in coda a questo video con su scritto: sono riuscito a farlo funzionare, sto avendo risultati ottimi, ti ringrazio. Ecco, quello per me sarà quasi come far 6 al Superenalotto, se non proprio. Grazie di nuovo e buon divertimento.